Buonasera e bentornato a Marco Minniti. Marco Minniti, si accomodi lì su quel tempo. Vado a sinistra. Vicino a me. E buonasera e bentornato al professor Alessandro Orsini, professore. Si accomodi qua. Claudio Pagliara e Marchinnaro ci sono tutti e due, li ho già visti. Allora Marc, ci sono novità. Cerchiamo di ricapitolare brevissimamente quello che è successo. Dunque Bianca, un razzo, non si sa appartenente a quale esercito, se ucraino o russo, probabile che si tratti di un razzo russo, intercettato dall'antiaerea ucraina, si è abbattuto, un pezzo di esso si è abbattuto su un villaggio a 7 km, un villaggio polacco a 7 km dal confine con l'Ucraina. Scambi di accuse feroci da parte ucraina e polacca, ma appoggiati anche dai paesi baltici soprattutto, con richiesta polacca di convocazione del Consiglio Atlantico domani. Dall'altra parte, con insolita tempestività, un comunicato ufficiale del Ministero della Difesa russo non solo smentisce di avere attaccato quella parte dell'Ucraina a ridosso del confine con la Polonia, ma accusa i mass media polacchi e il governo di Varsavia di deliberata provocazione per suscitare un'escalation militare. I comandi militari russi in questo comunicato del Ministero della Difesa aggiungono che a giudicare dalle immagini, dalle foto diffuse dai media, dagli stessi media polacchi e occidentali presenti sul posto, tutto lascerebbe pensare che quei resti ritrovati in questo villaggio del missile dovrebbero essere di un missile terra-aria S-300 in dotazione all'esercito ucraino. Queste le dichiarazioni dei russi che, ripeto, sono state insolitamente tempestive rispetto ai tempi e ai tempi biblici con cui abitualmente rispondono alle accuse. Di sicuro l'esercito russo oggi ha sferrato massicci attacchi missilistici su tutto il territorio dell'Ucraina, pari almeno 100 missili che hanno lasciato di fatto al buio e al freddo 10 milioni di persone in Ucraina in più da oggi e con intere città, Kiev all'80%, Leopoli oltre il 90%, completamente al buio. Questa è la situazione al momento e ve lo stiamo raccontando da ore. La tensione è palpabile, mai come oggi, probabilmente dai tempi della crisi di Cuba del 62, il mondo si trova veramente sul rischio di una catastrofe, militare. Questo non c'è dubbio. Claudio Pagliara. Sì, allora in questo momento proprio è in corso la telefonata tra il presidente Biden e il presidente polacco Duda. Biden, dicono fonti della Casa Bianca, è stato svegliato perché si trova in Indonesia, a Bali, alle 5:30 di notte. Gli è stato ovviamente messo a conoscenza degli ultimi sviluppi, molto di più probabilmente di ciò che noi sappiamo in questo momento. E ha telefonato appunto al presidente polacco, telefonata che pochi secondi fa la Casa Bianca dava tuttora in corso. Nello stesso tempo, poco prima, il capo del Pentagono, Austin, ha telefonato al suo omologo della Polonia, il capo del ministro della difesa polacco. Quindi i leader si stanno parlando, sappiamo anche sempre dalle agenzie invece che il presidente polacco ha convocato per domani alle ore 12, ora locale, ora di Varsavia, il Consiglio di sicurezza della Polonia. C'è questa attivazione dell'articolo 4 sì. della NATO, che prevede consultazioni tra tutti i membri della NATO quando ci sono problemi da affrontare insieme e da condividere. Non è l'articolo 5, che è quello che desta 4, naturalmente l'articolo... la maggiore preoccupazione. Esatto. Allora, esatto. Claudio, aspetta perché l'ultima nota
No, no, un'ultima nota quasi di colore, ma non troppo. Su Twitter è diventato il trend della serata World War III, Terza Guerra Mondiale, ma beh, ovviamente stiamo parlando dei trend di Twitter. Beh, insomma, speriamo di, però, di non arrivarci mai, però ha ragione Mark Innero quando dice mai dalla crisi dei missili a Cuba 1962 il mondo si è trovato sull'orlo del baratro? Sì, nel senso che abbiamo plasticamente avuto di fronte ai nostri occhi quello che può avvenire mentre quando c'è una guerra nel cuore dell'Europa. Nel momento in cui c'è una guerra c'è la possibilità o che per errore o per, tra virgolette, volontà si colpiscono paesi confinanti, e sappiamo perfettamente che tutti i paesi confinanti con l'Ucraina fanno parte della NATO, o perché facevano parte prima o perché hanno chiesto di entrare dopo l'attacco in Ucraina. Quindi il rischio di un'escalation è particolarmente alto. In questi momenti tuttavia bisogna mantenere nervi molto saldi. Lei che idea si è fatto di quello che è successo? Ma guardi, la mia idea conta molto poco. Domani vedremo le indagini. Le indagini sono abbastanza cogenti perché sì, i polacchi hanno i resti dei missili. All'inizio, e quindi, però, sono stati i propri polacchi un po' a ridimensionare. Sembrava che si trattasse di caduti magari per sbaglio. In questo caso dobbiamo, tra virgolette, veramente puntare su quella che Tacito chiamava l'autopsia, cioè quelli che sono lì presenti e che guardano. Dobbiamo avere una inchiesta che sia la più oggettiva possibile. Tuttavia non bisogna nascondere un fatto, che oggi abbiamo avuto una tempesta di missili sull'Ucraina, e quando c'è una tempesta di missili sull'Ucraina può succedere che uno sia lanciato per errore in un'altra parte, oppure che sia colpito da un missile antiaereo e poi finisca per andare fuori controllo, come pare sia l'ipotesi al momento più probabile. Professor Orsini? Ma confesso che diciamo, il discorso non riguarda Minniti, che è un uomo di grande esperienza, però vedo intorno a me una grande ipocrisia, uno stupore molto ipocrita. Era ovvio che sarebbe accaduto ed è ovvio che accadrà di nuovo. Questa è una guerra che va peggiorando di giorno in giorno, aumenta sempre di più il rischio di un'internazionalizzazione del conflitto, perché sono sempre più gli attori coinvolti. La Russia intende comprare dei missili balistici dall'Iran, che l'Ucraina non sarebbe in grado di intercettare. Zelensky ha già lanciato un allarme da questo punto di vista. Se questo acquisto si verificasse, ci sarebbero delle conseguenze nei confronti dell'Iran. Non posso citare altri esempi, ma voglio soltanto far vedere la catena causale. Un po' alla volta il conflitto si sta internazionalizzando. La settimana scorsa qui a Carta Bianca io dissi: a Kherson si prospetta un bagno di sangue, e lo ripeto. Perché però, la possibilità... Professore, mi scusi se la interrompo, perché adesso vabbè, è successo quello che è successo e quindi siamo tutti presi dall'ultima notizia. Sì. Ma lei sa che è stato molto criticato per quell'affermazione? Certo. Perché lei ha detto a Kherson si prospetta un bagno di sangue certo, e in tanti hanno fatto notare che non c'è stato nessun bagno di sangue e che i russi invece hanno abbandonato spontaneamente la città perché sono in grave difficoltà. Dunque, la frase che ho detto la ripeto. E quindi le hanno detto, glielo dico proprio esplicitamente, che lei non le aveva assolutamente, le sue previsioni si erano rivelate sbagliate, perché insomma qui ci dobbiamo bene rispondere anche alle considerazioni che vengono fatte, perché sappiamo tutti che la trasmissione è la nostra, che si erano rivelate sbagliate perché niente di quello che lei aveva previsto è successo. Io ho detto, le mie parole testuali sono state: a Kherson si prospetta un bagno di sangue, lo ripeto. A Kherson si prospetta un bagno di sangue, perché non è affatto escluso che la Russia usi l'arma nucleare contro Kherson, e infatti noi stiamo correndo verso l'uso dell'arma nucleare, e i fatti su cui poggio questa mia affermazione sono numerosi. In primo luogo, 15 giorni fa, il 2 novembre, è uscito un articolo del New York Times che ha ricevuto un'informativa dai vertici della Casa Bianca, i quali hanno riferito a quel prestigioso quotidiano di aver intercettato una telefonata tra generali russi che discutevano di dove e quando lanciare l'arma nucleare. A partire da quel giorno, il 2 novembre, Biden si è profuso in una miriade di inviti e di esortazioni nei confronti di Putin a non lanciare l'arma nucleare. Putin si è recato, ha chiesto a Xi Jinping di condannare l'eventuale uso dell'arma nucleare da parte della Russia. La Russia ha già portato le testate nucleari ai confini con l'Ucraina.
Ieri c'è stato un incontro tra il capo dei servizi segreti americano e l'omologo russo, i quali hanno parlato, sai di che cosa? Dell'uso dell'arma nucleare da parte della Russia. E l'incontro è stato sollecitato dagli americani La ragione per cui parlano così tanto di questo rischio è perché è un rischio molto concreto che aumenta di giorno in giorno. La ragione per cui in Italia noi cerchiamo di sottovalutare questo pericolo è perché non vogliamo spaventare gli italiani, in quanto a Natale dobbiamo inviare armi pesanti in Ucraina e abbiamo paura che se gli italiani avessero la percezione esatta della tragedia alla quale rischiamo di andare incontro, ci potrebbe essere un'opposizione a questo invio di armi pesanti. Allora, sentiamo se Minniti condivide quello che ha detto. Assolutamente no, assolutamente no, nel senso che la minaccia dell'arma nucleare è una minaccia gravissima, professore, noi non possiamo prenderla come se fosse una banalità. E chi fa la minaccia si assume una responsabilità drammatica agli occhi del mondo. Non stiamo parlando dell'accendere un cerino, stiamo parlando dell'utilizzazione di una bomba atomica e mi pare che il mondo abbia lanciato un segnale alla Russia inequivoco. Dagli Stati Uniti alla Cina hanno detto non scherzate con le armi nucleari, perché se scherzate con le armi nucleari voi russi vi brucerete le mani. Bisogna, tra virgolette, cadere nella trappola di far passare questa idea come se fosse una cosa normale. A un certo punto ci sarà l'uso dell'arma nucleare. E vede, a Kherson c'è stata una pesantissima sconfitta da parte dei russi. I russi sono stati costretti a ritirarsi perché altrimenti il rischio era quello di rimanere accerchiati. Si poteva materializzare una Stalingrado alla rovescia. Ricorda Stalingrado? Certo. I tedeschi furono accerchiati dai russi e poteva materializzarsi una cosa alla rovescia. Furono stati costretti a ritirarsi molto velocemente. Non c'è stato nessun bagno di sangue. Non è andata, addirittura sì, coloro però, che sono entrati a Kherson anche in queste ore con i giornalisti e compagnia hanno trovato una città complessivamente ordinata, naturalmente molto provata, con la gente che festeggiava, con coloro che hanno subito violenze personali drammatiche, professore, violenze personali drammatiche, tuttavia una città ordinata. La verità vera è che quello che è avvenuto oggi, i 100 missili, sono una ritorsione per Kherson. Siccome si perde materialmente sul terreno, si utilizza l'arma terra bruciata, e cioè 100 missili che colpiscono in maniera del tutto casuale. Però, onorevole, mi perdoni. E il fatto che si sia colpito la Polonia sta nel fatto che appunto si colpisce in maniera casuale. Mi scusi. Beh, veramente sono molto precisi, perché stanno distruggendo tutte le infrastrutture energetiche. Questo è un uso terroristico dell'arma missilistica. E cioè io uso l'arma missilistica non verso obiettivi militari, verso obiettivi civili o per far pagare il prezzo più drammatico alla popolazione civile. Cioè lei dice questo hanno perso Kherson e quindi la ritorsione è quella è stata, di... La ritorsione è stata impiegata. Aspetti, professore, la posso rispondere? Come, come sa anche il professore, c'è stata una ritorsione dopo Kerch, cioè dopo il ponte che collega la Crimea l'Ucraina, e c'è stata una ritorsione dopo l'attacco a Sebastopol. Onorevole, non è una ritorsione, è una strategia studiata a tavolino di distruggere le infrastrutture energetiche dell'Ucraina per portare il paese al collasso. A mio giudizio la lettura che lei dà anche, mi scusi, della sconfitta di Kherson è completamente sbagliata, perché la rappresentazione che noi stiamo dando dei fatti oggi in Italia è completamente distorta. L'esercito russo non si è ritirato da Kherson perché era più debole rispetto a quell'ucraino. Tant'è vero che gli ucraini nel tentare l'assalto a Kherson sono caduti come mosche. C'è stata una mattanza di ucraini e noi queste informazioni non le abbiamo riportate. Mi faccia finire, mi scusi. La ragione per cui l'esercito russo si è ritirato da Kherson è perché era stato danneggiato il ponte Antonovsky, quindi in caso di una battaglia campale i russi non avrebbero potuto ottenere i rifornimenti necessari a portare avanti quel tipo di battaglia. Quindi è stata una ragione strategica, perché i russi hanno avuto bisogno di passare dall'altra parte del fiume per accorciare le linee di comunicazione e le linee logistiche. È assolutamente falso che la Russia si sia ritirata da Kherson perché l'esercito ucraino era più forte di quello russo. È stato il problema del ponte distrutto. Quindi, sai perché le dico questo? Perché io, onorevole, ho l'impressione, con il massimo rispetto verso di lei, intanto, diciamo, come dire, condivido la sua condanna morale, di certo non sono io uno che parli della bomba atomica con leggerezza, ne parlo come un fatto tragico, anzi ammonisco le persone in Italia che assumono un atteggiamento leggero di dire ma tanto non c'è nessun rischio dell'arma nucleare.
La mia preoccupazione è che lei, come molti altri politici, siate in un'ottica che non mi appartiene per niente, di questo bisogno di stabilire che l'Ucraina sia più forte della Russia. Vedo nel mio paese, vedo in Italia, questo desiderio di dire sì, però alla fine questa è una ritorsione. Cioè questo è un paese distrutto. Guardi, allora, sentiamo l'onorevole Minniti. L'Ucraina, tra virgolette, era una vittima designata. Sì. Come lei ricorderà, perché diciamo si è appassionato alla materia, il 24 febbraio la questione era prevista per giorni. Si sarebbe arrivati rapidamente a Kiev e l'Ucraina sarebbe collassata. Non è collassata. Non è quella stata, sa perché? Perché c'è una ragione enorme. Perché sta collassando. No, sta no, collassando. Non sta collassando. 14 milioni di persone senza acqua e senza luce. No, sa perché c'è una ragione enorme. Paese perché distrutto. Il popolo ucraino combatte per una ragione. Sì. L'esercito ucraino combatte per una ragione, cioè la ragione è difendere il proprio territorio, certo. Difendere le proprie famiglie, difendere il proprio futuro. Certo. I russi non sanno per che cosa combattere, perché sinceramente certo. Dell'Ucraina ai giovani russi interessa certo. Molto poco. Quando c'è stata la mobilitazione generale... Però non è così onorevole, perché i russi hanno Putin dovuto, ha un enorme consenso intorno a questa guerra. Interessa come un attimo, giovani la guerra in professore, sentiamo cosa io non l'ho interrotta, non perché dicesse diciamo, cose particolarmente sagge dal mio punto di vista, ma perché giustamente volevo ascoltarla. Saggezza, sì. Detto questo, quando la Russia ha ordinato alla mobilitazione generale, 350.000 giovani russi hanno lasciato la Russia perché non vogliono morire per l'Ucraina. Le è chiaro questo? Sì, certo. Nel momento in cui ci si ritira, certo. Punto, vuol dire che le certo. Cose non vanno bene. Vede, abbiamo un'altra storia. Secondo si me... ricorda, durante la Seconda Guerra Mondiale, sì. I regimi autoritari, quelli sì. Che hanno promosso la guerra, a un certo punto hanno riempito la testa a tutti quanti i loro popoli che si stavano ritirando strategicamente. Sì. Poi a un certo punto si sono ritirati talmente strategicamente che hanno perso Roma e poi hanno perso Berlino. Le è chiaro? Sempre, erano sempre ritirate strategiche. Onorevole, mai sconfitte. Sempre ritirate strategiche. Onorevole, questa si chiama onorevole. Propaganda. Propaganda di guerra e io aggiungo anche cattiva propaganda. Qui c'è un dato. Che un sì, piccolo il dato paese è che come l'Ucraina... Sono morti 100.000 soldati ucraini. Questo è il dato. Che l'Ucraina dato. È un paese distrutto. Sì, diciamo, discutiamo non dire queste cose è propaganda. Il fatto che muoiano persone per le loro case. Sì. Ma non c'entra, sono, onorevole. Lei sposta il discorso su un piano... La cosa mi colpisce particolarmente. Onorevole, lei sposta, comprendo, cioè, ma lei sposta il discorso sul piano moralistico, non c'entra il problema. Per difendere la propria famiglia, sì, ho capito, io lo ma... considero una cosa molto sì, grave capito, e contemporaneamente sì. Eroica. Ma... Capisci però questa è parola? Propaganda, onorevole, eroica, fare questi discorsi eroica, sono eroici, quelli, questa è propaganda. Quelli stanno difendendo... Ma... Onorevole, però questi sono discorsi propagandistici, vede, nel senso che l'Ucraina è un paese finito, l'Ucraina è un paese distrutto, fino in fondo sono morti. Questo, cioè, ma che lì c'è stata un'aggressione e un'invasione, okay. E l'hanno fatta i russi, ma questo ce e gli ucraini si stanno difendendo, si stanno e c'è difendendo. Un dato che nessuno aveva previsto, okay. Neanche lei, professore, sì. E cioè che gli ucraini militarmente stanno reggendo la partita, addirittura sono all'offensiva, ecco, ma... e hanno messo in difficoltà ma non i russi. Perché nel Donbass... Posso chiedervi? Ha presente la storia Davide sì. Contro Golia? Ricorda? Onorevole Minniti, e anche professore, è comunque... ma... Ricorda? Cioè, sono discorsi propagandistici, vabbè, no, nel senso che, onorevole, mi scusi, dice, allora, sono pronti allora, a resistere ricorriamo... fino all'ultimo sì, ma ucraino, allora, ricorriamo alla dichiarazione del comandante supremo dell'esercito americano, non quello russo, il generale Mark Milley. Ha detto questo generale l'altro giorno che in Ucraina sono morti 100.000 soldati ucraini e circa 100.000 soldati russi, che di per sé è un fatto gravissimo perché in genere chi difende dovrebbe avere meno morti rispetto a chi attacca. Resta il fatto che al di là dei discorsi ideali che io posso assolutamente condividere... Ma quindi che bisognerebbe fare? Bisognerebbe spostarci sul piano diplomatico, aprire una trattativa che l'Unione Europea non vuole fare perché ritiene che si debba portare avanti uno scontro frontale con la Russia, che Biden non però vuole oggi fare, Zelensky, che Stoltenberg non vuole fare. Ha elencato 10 punti di una possibile trattativa, sì. Li leggo rapidissimamente per tutte e due, sì, li conoscete ma li leggo per il nostro pubblico. Ditemi se sono, come dire... se è possibile prenderli in considerazione da parte della Russia, naturalmente, Mark, perché poi la trattativa deve essere tra l'Ucraina e la Russia. Sicurezza dalle radiazioni del nucleare, sicurezza alimentare, energetica, rilascio di tutti i prigionieri deportati, attuazione della Carta delle Nazioni Unite e ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina e dell'ordine mondiale, quindi dell'integrità
cioè intendesi anche la Crimea se non mi sbaglio, certo. Ritiro delle truppe russe, cessazione delle ostilità, ritorno della giustizia, vabbè, contrasto all'ecocidio, prevenire i danni ambientali, prevenire l'escalation, fissare la fine della guerra. Ecco, voglio chiedere, sono condizioni accettabili? Questa non è una proposta di pace, questa è una richiesta di resa incondizionata. E la ragione per cui Zelensky fa una proposta, sapendo già in partenza che è irricevibile da parte dei russi, è ancora una volta la stampa americana a svelare il mistero. Perché Washington Post alcuni giorni fa ha rivelato che Biden ha detto a Zelensky: fai finta di fare una proposta di pace, perché gli europei hanno mal digerito il fatto che tu abbia fatto un decreto per non trattare con Putin e con la Russia finché Putin sarà il presidente della Russia. Quindi questa è semplicemente la conseguenza di quello scoop del Washington Post. Questo è un finto piano di pace per ottenere un no dalla Russia, perché non è un piano di pace, è la richiesta di una resa incondizionata. Sì, però non si può prescindere, ma, volendo fare un piano di pace, dagli ucraini, perché quello non possiamo... però, scusi, onorevole Mitire, voglio chiedere una cosa che riguarda proprio quello che è successo stasera. Adesso non ce l'ho più qui e c'è anche un video che potremmo mandare se lo traducete. Stasera sono state molto aggressive le dichiarazioni di Zelensky dopo che c'è stato questo sconfinamento. Cioè è stato quello che subito ha invocato... mentre c'era prudenza da parte degli Stati Uniti, insomma di tutti, perché invocare l'articolo 5 della NATO significa far scoppiare la terza guerra mondiale, perché è inutile dire, cioè se la NATO interviene in questa situazione è chiaro che ci avviamo verso un conflitto che si sa dove comincia e non si sa dove finisce. Come mai, secondo lei, ci sono state queste dichiarazioni così nette? Possiamo così, fare una fotografia? Dicendo a questo punto è ovvio che il conflitto si sta allargando e la NATO deve intervenire. Possiamo fare una fotografia della realtà, senza guardare la storia dal buco della serratura, perché se la guardiamo dal buco della serratura, per cui Biden dice a Zelensky: fai finta di fare le proposte di pace, tanto così poi prendiamo un po' per in giro l'Europa. Però il Washington Post guarda dal buco della serratura. Diciamo, lo scopo è fondamentale. Lei comprenderà, siccome lei tra l'altro ha una certa pratica con la materia, comprende che non si può fare la storia dal buco della serratura. Guardiamo le cose per come stanno. Oggi è in corso il G20 e c'è un'opportunità straordinaria. Se si voleva parlare di pace, si poteva parlare di pace. Zelensky ha messo in campo le sue proposte. Giuste, sbagliate, non è questo il tema. Ha messo in campo una proposta e ha detto: parliamo di pace. La risposta della Russia è stata 100 missili in contemporanea che cadevano sull'Ucraina. È chiaro qual è il senso. Però se queste sono le proposte di pace... Ho capito, ma non si può... sono accettabili. Vede, non si può rispondere a una discussione sulla pace, su cui uno può dire: io sono d'accordo sul punto 1, sul punto 2, non sono d'accordo sul punto 5. Dico per dire, è normale che si fa così. Non si può rispondere a una proposta di pace lanciando 100 missili. Tra l'altro, mentre è in corso il G20, mentre il mondo si occupa, preoccupato di quello che può avvenire, cioè c'è una... ritorsione drammatica, certo, che rischia di piegare tutto. Vede, noi dobbiamo guardare le cose per come stanno. Se c'è in corso una iniziativa internazionale per discutere tra la primissima cosa dell'Ucraina e della guerra, l'unica cosa che non può fare il paese aggressore è lanciare 100 missili proprio quel giorno. Onorevole, capisci? Quella si chiama tecnicamente provocazione. Allora, sentiamo il professor Ruggini, perché noi poi vi voglio far poi io non voglio cadere nella provocazione e dico che bisogna lavorare per la pace. E tuttavia, se io lancio 100 missili mentre gli altri discutono per trovare una via percorribile verso la pace, quella si chiama provocazione. Allora, non chiamiamolo in un altro modo. Onorevole, poi io siccome vengo da una scuola in cui si dice non cadere mai in provocazione, dico non accettiamo le provocazioni, però, ma quella si chiama provocazione. Onorevole, noi siamo entrambi schierati dalla parte dell'Ucraina. Stiamo cercando soltanto di capire come preservare il futuro, ammesso che ne abbia uno, di questo paese. Ora, questa pioggia di missili che io condanno con tutte le mie forze non è avvenuta come ritorsione, intanto perché è una strategia studiata, è avvenuta perché nel frattempo ne abbiamo inviato all'Ucraina 90 carri armati, cioè c'è una guerra. Noi forniamo armi pesantissime da una parte e questi lanciano i missili e tutto il resto. Però dice mi creda, lui chi intende? Il blocco occidentale, noi stiamo riempendo l'Ucraina di una enorme quantità di armi, loro lanciano i missili, c'è una guerra in corso. Io però davvero di cuore le chiedo, onorevole, ma com'è possibile che un uomo intelligente come lei, del suo spessore, non riesca a dire la cosa più ovvia del mondo, e cioè che il blocco occidentale sta sbagliando
a portare avanti il muro contro muro con la Russia e che dobbiamo avviare una fortissima iniziativa diplomatica. Cioè la domanda che io le pongo, proprio perché ho molta stima di... Ma com'è possibile che anche Marco Minniti mi dica che tutto quello che ha senso fare è continuare il muro contro muro, sapendo anche lei che stiamo andando verso uno scontro nucleare? Professore, cosa sta accadendo in questo paese? Non vorrei deluderla su questo. Aspetti, mi faccia finire, poi le do prova. La domanda è questa. Che cosa sta accadendo nel mio paese per cui anche le intelligenze migliori di questo paese fanno i discorsi che fa lei? Allora, sentiamo Minniti, perché poi vi voglio far sentire cosa ha detto Zelensky. Io sono perché si approfitti di una soluzione e di una, costruire una via diplomatica. E pensavo che il G20 potesse essere un'opportunità. Non è un caso che Biden e Xi si sono parlati. Se si parlano due personalità come il presidente cinese e il presidente americano, tra l'altro in una situazione di non comunicabilità, tra virgolette, fino a 48 ore fa, vuol dire che c'è una vera preoccupazione. E tra l'altro vuol dire che c'è una via per costruire un percorso di pace, perché un percorso di pace senza gli Stati Uniti e senza la Cina è difficilissimo da costruire. Onorevole, ma... Perfetto. Di fronte a tutto ciò, di fronte a tutto ciò, la risposta di Putin è stata lancio 100 missili. Punto. Lei comprenderà che è come... Onorevole, si combatte in Donbass, c'è un bagno presente, di sangue. Ha presente la spada. Ma sta andando così, onorevole. È come lanciare la spada sul tavolo della discussione. Non è un caso. Però quelle 10 proposte leader, di non Zelensky... è un caso che tutti i leader del G20 sono rimasti molto colpiti da questo attacco così drammatico. Onorevole, prego. Dette a Bali, diciamo, in collegamento a Bali, siccome naturalmente non possono essere 10 proposte per intavolare... Ma guardi, allora, le proposte... Russia, allora, di queste proposte di Zelensky... Tant'è che qualcuno addirittura ha detto questa è la risposta, poi sarà così, sì, però... allora, se era già la risposta, siamo di fronte, diciamo, tra virgolette... No, questo voglio dire, delle proposte di Zelensky, 4 o 5 sono già condivise dalla comunità internazionale. E cioè, quella dell'integrità territoriale. Il tema dell'integrità territoriale deriva da un fatto semplicissimo. C'è in corso una guerra... E nel momento in cui Zelensky sta parlando, deve tenere unito il suo popolo, è chiaro? Nel momento in cui ci siede dal tavolo, è evidente che si parla anche del territorio. Questo mi pare evidente, questo lo sa anche Zelensky. Non si dimentichi mai che Zelensky, non più di 6 mesi fa, disse: per quanto riguarda la Crimea, togliamola dal tavolo e ne discutiamo alla fine. E invece adesso sta dicendo che deve riprendersi anche la Crimea. Ma se la risposta a quell'atto di buona volontà è stato uno schiaffo, è evidente che Zelensky... Allora, l'onorevole Minniti, voglio vorrei raccogliere l'invito dell'onorevole Minniti, perché l'onorevole Minniti dice: partiamo dall'analisi della realtà che richiede distacco emotivo e oggettività. Poi dopo l'onorevole Minniti non mantiene fede alla promessa, perché dice: partiamo dall'analisi dei fatti, e poi dice: l'Ucraina viene aggredita, quindi stanno resistendo ed è giusto, quello che la Russia fa è sbagliato. Quindi io vorrei fare un'analisi oggettiva dei fatti, emotivamente distaccata. E l'analisi oggettiva è che in Ucraina sono morti 430 bambini, 830 bambini sono feriti, ci sono 5 milioni di profughi, 7 milioni di sfollati, sono 14 milioni senza acqua e senza luce, è un paese distrutto, a Mariupol sembra essere esplosa la bomba atomica, a Lysychansk qualcosa di analogo, a Kramatorsk anche. È un professore, paese di... questo lo sappiamo perché lo raccontiamo tutti i giorni. Allora, quindi che si fa? Quindi è chiaro che la strategia del blocco occidentale è un fallimento totale, perché... E il cosa dovrebbe fare il blocco occidentale? Il blocco occidentale dovrebbe lanciare una trattativa, perché non so se le è chiaro, ma il blocco occidentale guidato da Biden si rifiuta categoricamente di trattare. Perché secondo lei invece Putin vuole trattare? Assolutamente sì. Allora, Marchinaro, professore, scusate, le sfugge una cosa. Tutti quei numeri che lei ha dato, drammatici, li hanno provocati i russi. Certo. Che c'entra il blocco occidentale? Scusi. Il blocco occidentale... Che c'entra? C'entra, perché la Russia... qualcuno ammazza i bambini, tra virgolette, la responsabilità di chi ha ammazzato i bambini, non di chi ha difeso quei bambini e ha impedito che ne ammazzassero altri. Professore, stiamo facendo un capovolgimento storico pazzesco. Onorevole, io sono d'accordo con lei. Si chiama triplo salto mortale senza rete. No, assolutamente. E lei sa che se uno in storia fa un triplo salto mortale senza rete, primo, io non sto facendo i salti mortali. Secondo, si rompe la testa. Onorevole, io non sto facendo i salti mortali. Sto cercando di rimanere con i piedi per terra. Con la testa rotta non si può costruire la storia. Onorevole, io non sto facendo i salti mortali. Ho l'impressione che li stia facendo lei per non dire che Stoltenberg è un pericolo per l'Europa, che Biden è un pericolo per l'Europa. No.
per lei, non dire questo, chi, sta facendo risalti mortali. Il problema fondamentale è che da questo, questo inferno... è un pericolo per il mondo. E quei bambini li hanno ammazzati i russi. Onorevole. L'ha ammazzati Putin e non Biden. Onorevole, Biden, gli Stati Uniti li hanno ammazzati in Iraq, hanno fatto una mattanza spaventosa, quindi il punto non è questo. Però rimanendo all'Ucraina... Quando faremo il dibattito sull'Iraq, lo faremo che siamo d'accordo. Sì, però va bene, rimaniamo all'Ucraina. Anche perché quando io parlavo dell'Iraq, lei diciamo non si occupava di questa materia. All'epoca. Sì, quindi vabbè. Diciamo io ho una storia. Stiamo parlando del 2003 facevo il dottorato di ricerca. Sì, nel 2003 facevo il dottorato di ricerca, però il punto che vorrei sollevare è questo. Noi siamo in presenza del fallimento totale della strategia occidentale nei confronti della Russia, che non ha mai voluto trattare prima dello sfondamento del fronte, perché la Russia ha sempre cercato un dialogo, una trattativa prima dello sfondamento e non abbiamo voluto trattare dopo lo sfondamento del fronte. Il 28 febbraio io dissi trattiamo subito, perché se trattiamo subito tratteremo soltanto l'autonomia del Donbass. Adesso noi abbiamo precipitato con questa strategia del muro contro il muro l'Ucraina in un inferno, perché l'Ucraina deve recuperare 4 regioni e per recuperare queste 4 regioni ha avuto già 100.000 morti ammazzati tra i soldati. E mi sembra che sia un bel fallimento di Biden, del modo in cui sta gestendo Biden, questa crisi. Però se gli ucraini vogliono difendere la loro terra, dottoressa, casa per casa, e voglio dire, non vogliono i russi sul loro territorio, allora, nessuno gli può dire no. Dottoressa, mi scusi. Fermatevi. Dottoressa, perché, mi scusi. Io vorrei spiegare. Dire, ve lo spieghiamo io vorrei che spiegare cosa come fare. Stiamo manipolando l'opinione pubblica in Italia. Noi la stiamo. Ma non c'entra. Ma posso spiegare, per favore? Qual è il trucco, qual è il giochino? Di far credere che Zelensky sia il protagonista. Zelensky è una comparsa che non conta nulla. Sì. Mi scusi, ma glielo faccio capire subito. Quando noi andiamo da Biden e gli chiediamo ma tu sei per la pace, vuoi trattare? Biden risponde, che ne so io della guerra in Ucraina? Parlate con Zelensky, io non so allora, nulla. Ma le sembra, ma è una tragedia. Allora, onorevole, ma si rende conto di quello che dice? Dire, mi scusi, dottoressa, per concludere. Sì, si rende conto che Biden dice delle stupidaggini? Vabbè, allora, lei pensa che dice delle stupidaggini, Minniti non lo pensa, l'abbiamo chiamato qui apposta. Ma guardi, lei... Zelensky è la più grande sorpresa della storia. Nel senso cioè che una persona, tra virgolette, che tra l'altro... non aveva governato benissimo l'Ucraina fino al momento dell'invasione, si è dimostrato una straordinaria personalità, appunto perché le circostanze a volte costruiscono le classi dirigenti. E lui è stato un dirigente del suo paese e oggi, più che mai, l'Ucraina si identifica in Zelensky. Tra virgolette, dobbiamo ringraziare lui e il popolo ucraino, se possiamo parlare. Bene. Non c'è nessuna operazione di disinformazione, altrimenti... la dottoressa Bianca Berlinguer sarebbe la capa della disinformazione. No, 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 e io non questo. Posso pensare a questo. Diciamo. No, no, allora, io scusatemi, però penso... adesso devo chiudere, professore. Ho dato tutto il tempo, diciamo, che era giusto dare in questa situazione. Fatemi sentire solo un minuto di Zelensky e chiudere quello che ha detto stasera, che l'abbiamo tradotto, e chiudere con Mark e con Claudio Pagliara. Allora, sentiamo. Questo dopo che è caduto quel missile che ha ucciso 2 persone. Vediamo se me lo potete mandare. Дорогі українці, сьогодні ворог здійснив черговий. Oggi la Russia ha fatto un altro attacco missilistico massiccio, 90 razzi in totale. Sono stati colpiti sistemi energetici, imprese, edifici residenziali. Anche oggi è successo quello che avevamo previsto da tempo. Il terrore non si è limitato ai nostri confini di Stato. Missili russi hanno colpito la Polonia, un territorio di un nostro paese amico. Polonia, Stati Baltici, è questione di tempo prima che il terrore russo vada avanti. Bisogna mettere questi terroristi al loro posto. Lanciare missili sul territorio della NATO è un attacco alla sicurezza collettiva. È un'escalation molto significativa. Bisogna agire. La Russia si oppone al mondo, sta perdendo sul campo di battaglia, sta terrorizzando sia noi che tutti i territori che può raggiungere. Faremo di tutto per fermarla. Marco Minniti, solo rapidamente, dichiarazioni troppo precipitose queste di Zelensky? Di una persona emotivamente molto coinvolta. Allora, Mark, che cosa succederà nelle prossime ore, secondo te, rapidamente, anche Claudio Pagliara? Cioè, quando capiremo davvero com'è andata quello che è successo? Allora, che Bianca, che la Russia stia perdendo la guerra, francamente, la trovo ancora francamente un po' azzardata come previsione quella di Zelensky. Lo vediamo dopo quello che è accaduto oggi, dopo quello che sta accadendo in queste ore.
malgrado appunto questo missile caduto in territorio polacco, metà del territorio ucraino, mentre vi sto parlando, è di nuovo sotto allarme aereo per bombardamenti nella parte est e nord-est del paese. Non dimentichiamo che i riservisti russi, 300.000, entreranno a pieno servizio, quelli mobilitati, richiamati alle armi, entreranno a pieno servizio entro massimo un mese. A quel punto l'esercito russo si troverà ad avere anche dal punto di vista numerico una preponderanza rispetto a quello ucraino. Complice anche il cosiddetto generale inverno, la situazione potrebbe anche mutare e non è detto che muti per forza a favore degli ucraini. Ecco, dico, l'inverno sarà pesante sia per gli ucraini che per la Russia, perché no, ma io dico, rispetto a quello che è successo poche ore fa, quando riusciremo a capire come sono andate davvero le cose? Domani mattina? Guarda, credo nel giro di massimo 12-24 ore, sì, domani mattina. Polacca e della NATO, quindi come tale bisogna rispettare soltanto i tempi, ma i polacchi hanno tutti gli strumenti per poter fare una ricostruzione molto obiettiva, e la reazione polacca oggi è stata emotivamente molto forte, ma anche molto controllata. Molto, sì, bisogna tant'è dare che atto sono stati che primi potevano reagire anche un pochino più con toni elevati. Soprattutto sono stati i primi a dire che probabilmente non era stato un missile russo che aveva colpito per sbaglio queste due persone che si trovavano. Penso che possiamo guardare con fiducia come comunità internazionale a quella che sarà l'inchiesta. Sei d'accordo, Claudio, telegraficamente, che devo chiudere con quello che dice Minniti? Assolutamente, domani alle 12 è stata convocata a Bruxelles la NATO, in base appunto all'articolo 4, per consultazioni. Lì immagino che la Polonia sarà in grado di fornire tutte le prove di quello che è accaduto, e quindi questa discussione. Permettimi solo, Bianca, io sono un po' da corrispondente dagli Stati Uniti e sono un po' indignato quando vedo descritto Biden come un guerrafondaio. Semmai è stato criticato Biden per la estrema cautela con cui ha affrontato questa vicenda ucraina. Molte delle armi che Zelensky ha chiesto, che avrebbero probabilmente potuto avere un impatto maggiore sul fronte, non gli sono state date, proprio perché dall'inizio Biden ha detto: dobbiamo assolutamente evitare un confronto diretto tra Stati Uniti e Russia, che sarebbe la terza guerra mondiale. Allora, ti richiameremo sicuramente per dibatterne con il professor Orsini, quello non c'è dubbio, ma adesso devo chiudere perché ho molte persone che mi stanno aspettando. Però vi ringrazio davvero per essere stati grazie con noi stasera, Marco Minniti, il professor Orsini, Mark Inner e Claudio Pagliara. Naturalmente, se avete altre notizie da darmi, mi interrompete e me le date, perché insomma questa vicenda la vogliamo seguire fino all'ultimo minuto in cui siamo in onda, poi passeremo la linea al telegiornale. Grazie a Marco Minniti e al professor Alessandro Orsini.